Bentornati. Allora, le due puntate precedenti avevo parlato di conoscere la propria posizione nella fede attraverso la conoscenza della parola di Dio, la conoscenza dei precetti di Dio. Ho fatto l'esempio anche del poliziotto, quello che, diciamo, quello che rappresenta quando, diciamo, nella società e come lui si presenta per, mettere in atto l'autorità delegata. C'è una divisa, c'è anche per i soldati. Soldati che vanno, fanno vita militare o fa qualsiasi servizio militare, hanno tutti una divisa che è stata scelta per tutti. Non si può essere dei soldati, chi va vestito con jeans o con una maglietta o con un vestito, no, ma hanno tutti una divisa che corrisponde al servizio che devono fare, sono equipaggiati da una certa armatura, insomma, essere rivestiti. E proprio di questo io voglio parlare in questo nuovo appuntamento. Quindi, ricapitolando il discorso di conoscere. E attraverso la conoscenza si viene fortificati nella fede. E infatti, ecco quello che l'Apostolo Pietro scrive nella sua epistola quando dice, allora, sempre voi lo leggerete qui in sovraimpressione, proprio in questo punto qua. Dice nel versetto 10 del capitolo 5, quindi prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetto 10. Del resto dice, beh, lo sto leggendo qua, del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua, ripeti, nella forza della sua potenza. Quindi occorre avere la conoscenza, studiarsi, fortificarsi nella forza della sua potenza. Versetto 11 prosegue dicendo: rivestitevi della completa armatura di Dio. Di tutto l'equipaggiamento che deve avere un soldato, un poliziotto. Un soldato o un poliziotto non può andare in guerra con un bastone o con un coltellino o con la bocca a dire: guarda che io sono un soldato. Occorre tutto l'equipaggiamento dell'armatura per fronteggiare il nemico. E l'Apostolo Pietro ci indica questa caratteristica, questa necessità che noi abbiamo bisogno di rivestirci della completa armatura di Dio affinché possiate stare, continuate a leggere qua, proprio qua, stare saldi, fermi contro le insidie del diavolo. Vi ricordate nel video precedente quanto si presenta l'ostacolo? Essere determinati, prendere autorità, non farsi sopraffare da quella che è la problematica che si presenta. La problematica è evidente. Ma devi sapere tu chi sei. Devi
devi sapere se puoi vincere quella problematica. Ma io so che con Dio o chi appartiene a Dio, nulla è impossibile. Anche altri video che ho pubblicato in questo canale, ho parlato molto sulla fede, ho parlato molto su quella che è la determinazione della fede senza indugiare. Affinché, dice, possiate stare. Continua a leggere qua. Possiate stare saldi, fermi, fermi contro le insidie del diavolo. Se vi ricordate, nella puntata precedente avevo citato anche l'espressione del versetto 12. Per cui il nostro combattimento non è contro la persona o se ci crea qualche problema, ma è contro le potenze del nemico. Infatti dice, versetto 12, sempre leggendo qui, il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro potestà, contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò, versetto 13, ancora marca l'apostolo Pietro, prendete completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi. La capacità di uno guerriero è rimanere in piedi e mai piegarsi. In piedi. Dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Quando il poliziotto o il giudice esegue un'azione in nome della legge di cui è stato delegato, cosa sta facendo? Il suo dovere. Nei confronti di chi è stato delegato. Quindi, perciò prendete l'armatura completa l'armatura di Dio affinché possiate resistere il giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto. Non in parte, ma tutto il vostro dovere. Noi come cristiani, se tale ci definiamo, o meglio dire, tali ci definiamo, abbiamo un dovere davanti a Dio. Ma abbiamo bisogno di fortificarci. Dove? Nella conoscenza della parola di Dio e nella fede. Conoscere e fortificarci nella fede. State dunque saldi, prendete la verità, per la cintura dei vostri fianchi. Rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, e la fede, quella che protegge a noi da ogni attacco del nemico. Il nemico non ci potrà mai vincere perché noi siamo protetti dalla fede. Col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno e prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. La parola di Dio. Quando noi prendiamo la parola di Dio,
quella è una potente spada, perché con quella parola, con quella spada, diciamo, sta scritto. Sta scritto. Gesù ci dette un grande esempio quando si trovò nel deserto, perché lui adoperò la sua spada e quella stessa spada è a disposizione nostra. Gesù utilizzò la sua spada, sta scritto. E il diavolo ha dovuto allontanarsi. Ha dovuto rendersi conto che non c'era verso per vincere, perché si trovava di fronte a un qualcuno che ne sapeva più di lui. Era il creatore, era il suo creatore. Anche se poi si è ribellato davanti al creatore, e il creatore l'ha cacciato via dalla sua presenza. Comprendi? Comprendi quanto è importante avere la conoscenza ed essere fortificati nella fede. E quando noi veniamo rivestiti dalla parola di Dio, dalla verità, che rappresentano tutti gli armamenti che un soldato di Cristo deve avere, è chiaro che la vittoria ci appartiene. La vittoria ci appartiene. Allora siamo più che vincitori. E la domanda che voglio ancora una volta farti: in queste due puntate hai avuto modo di riflettere qual è la tua posizione? Qual è la tua posizione spirituale? E ora, adesso, se tu sei a conoscenza della tua posizione spirituale, di fronte alla circostanza, il problema che tu stai vivendo in questo momento, mentre tu stai ascoltando questo messaggio, come ti comporti? Come hai intenzione di comportarti? Ho detto che un soldato oggi non può andare a combattere con un pezzo di legno. Ci sono delle armi abbastanza sofisticate. A quell'epoca c'era la spada, c'era lo scudo, c'era l'elmo per proteggersi, per proteggere la propria testa. Oggi, a livello spirituale, proteggere la propria mente affinché ogni pensiero che non è conforme alla volontà di Dio non intacca nella nostra mente e facci perdere la ragione. Occorre essere armati della potenza di Dio. Se non abbiamo questi armamenti che Dio vuole che noi abbiamo, e l'Apostolo Pietro ce l'ha messi nero su bianco, allora non siamo dei soldati, siamo semplicemente dei falliti. E Dio non ha figli falliti. Dio non ha soldati falliti. Lui già è la vittoria in persona. E se noi vogliamo essere come Lui, vogliamo essere, come dire, la sua essenza, non possiamo essere dei perdenti. Se no, non stiamo più rappresentando la sua autorità. Se tu non hai questa conoscenza, devi un po' scavare nella tua vita e vedere perché non senti dentro di te l'autorità. Devi farti un interrogativo vero e proprio: ma io veramente, quando quel giorno ho detto voglio accettare Gesù nella mia vita, ma l'ho fatto veramente?
o l'ho fatto con superficialità? Ma se l'ho fatto veramente, quale importanza ho dato tutto questo tempo in quello che Dio vuole da me? Dio vuole da te, da me e da tutti quelli che hanno deciso di essere cristiani. Vuole vedere dei soldati vittoriosi e non perdenti. Gesù ebbe a dire in una delle sue i suoi ammaestramenti quando era sulla terra un'espressione che vado a collegarla con un altro versetto. In Matteo capitolo 28 versetto 18 dice: ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra. Ora la domanda che voglio ancora una volta sottoporre alla tua attenzione è proprio questa: il potere o autorità di Gesù, cioè quella che Gesù aveva, è rimasta solo a lui oppure è stata disposta anche per coloro che gli appartengono? Per essere più chiaro, la potenza di Gesù è rimasta solo a lui oppure è stata già disposta anche per te che stai ascoltando? Se veramente tu hai fatto una decisione di appartenere a Cristo. Ho detto la volta scorsa, essere cristiani significa rappresentare Cristo, tutta l'essenza di Cristo. E l'Apostolo Paolo ebbe a dire: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, perché io faccio le cose che Cristo fece. Io faccio le cose, faccio le cose. Quindi, se noi vogliamo definirci cristiani, dobbiamo fare quello che Lui vuole che noi facciamo. Quindi, hai capito la domanda? La risposta magari la do io. Gesù fece una preghiera sacerdotale quando già era al completamento del suo ministero sulla terra, dove si rivolse al Padre dicendo questa espressione: come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Giovanni 17:18. Comunque state leggendo già il testo qua e sotto ancora c'è il capitolo di riferimento. Quindi, come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. E abbiamo letto prima: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Quella stessa potestà che Gesù ebbe, ora l'ha delegata a noi. Infatti ebbe a dire in un altro capitolo: voi farete cose maggiori, ma non come qualità, ma come quantità, perché avete più tempo a disposizione. Voi farete cose, voi farete le stesse cose che avete visto fare a me. Cioè, voi dovete fare esattamente quello che voi avete visto fare a me. Se no, che discepoli sarebbero stati? Discepolo significa apprendista, uno che pende
dalle informazioni che dà il suo maestro. Allora, se tu ancora non hai la certezza se sei un vero discepolo o una vera discepola di Cristo, è buono che ora cominci a metterti a pensare un po' e cercare di fare una svolta nella tua vita. Voglio leggere un'altra espressione, ma sempre la leggerete qua, esattamente qua, in questo punto qua. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Se tu, come anche io, siamo stati avvicinati a Cristo, il ragionamento è sempre quello. Posso essere anche ripetitivo. Tu dirai, ma sei ripetitivo? Sì. Io ho citato tutti questi versetti per farti capire, ma serve anche per me. Se veramente noi ci sentiamo vicini a Dio, sottomessi a Gesù, se veramente lo facciamo Signore della nostra vita, il nostro Maestro, dobbiamo cominciare a metterci all'opera per fare le cose che Lui fece e che ancora vuole che ogni discepolo, ogni cristiano, se così si fa a chiamare, deve esercitare. È chiaro che queste tre puntate, perché già siamo con questo l'ultimo capitolo, almeno credo, poi se lo Spirito Santo mi fa venire in mente qualche altro messaggio come continuo, lo farò. Ma voglio dire questo, anche se questo messaggio è stato rivolto un po' più diretto ai credenti, ma voglio approfittarne pure di fare un messaggio a te se ancora non hai fatto un'esperienza con Cristo. Se tu stai ascoltando questo messaggio per la prima volta, non hai mai sentito parlare del vero Evangelo, non di un'istituzione cristiana, ma del vero Evangelo, allora voglio darti una notizia. Dio vuole liberarti da ogni schiavitù del peccato, affinché se tu oggi sei uno schiavo, Lui ti vuole mettere in una posizione di autorità. E colui che ti tiene schiavo ancora, nel momento in cui tu decidi, Signore, voglio fare un'esperienza con te, voglio essere un tuo figlio, mediante il tuo figlio Gesù Cristo, Dio è potente, anzi onnipotente, che cambia la tua posizione e ti mette sopra. E quello che ancora ti sta dominando adesso, se tu farai la decisione di non accettare più il suo dominio, ma dipendere da Lui, non avrà più nessuna autorità nella tua vita. Tu avrai autorità su di Lui. Tu avrai potere su di Lui. Perché Dio vuole costituire a te come suo figlio, come suo seguace, come suo soldato o soldatessa. Sta a te. Qual è la decisione che vuoi prendere? Se tu dici, beh, ci devo pensare ancora, ma chi ti dice a te, fra un altro secondo, se avrai più tempo di pensare?
ormai con i tempi che corrono, ormai i mass media ci informano continuamente, persone all'improvviso, anche giovanissimi, come qualche po' di tempo fa un ragazzo di 15 anni, un atleta, improvvisamente cedette per sempre, improvvisamente. E quanti ce ne sono? Oggi è il momento, in questo momento, se tu vuoi fare una decisione di far perdere quel dominio a quel nemico che ti sta opprimendo, che sta opprimendo la tua vita con i tuoi problemi, problemi che ti ha messo lui, forse magari sono problemi che ti sei cercato tu, è anche vero, ma solitamente sono i problemi che mette il nemico per poterti far vivere nella paura, nel terrore, nella depressione. Tu stai vivendo un momento di depressione, di paura, di terrore, vero o no? Se tu sei tra quelle persone proprio in questo momento, io ti invito a fare una decisione di arrenderti a Cristo. E voglio fare una preghiera, una per il credente e una se tu sei una persona ancora non credente. Una preghiera adesso per il credente. Signore, se chi mi sta seguendo in questo momento è stato un credente, una credente che ha continuato a vivere, sì, da credente, ma nell'ignoranza di quella che è l'autorità che tu hai conferito ad ogni tuo figlio, ad ogni tua figlia, in questo momento ti chiedo che tu possa illuminare la sua mente, il suo cuore, e possa fare una nuova esperienza molto forte con te. Ma se in questo momento c'è una persona qui che sta ascoltando per la prima volta, tocca in questo momento il suo cuore, perché solo tu puoi convincere il suo cuore, la sua mente, di peccato, e in questo momento possa arrendersi completamente alla tua signoria e ricevere, come tanti altri tuoi figli, quell'autorità in Cristo Gesù e poter dominare contro il peccato, contro il diavolo. E io ti prego, ringraziandoti nello stesso tempo per queste persone che stanno ascoltando questo video, ti chiedo benedizione per queste persone, la loro famiglia e tutto quello che li circonda. Nel nome di Gesù. Amen. Non mi resta altro che commiatarmi. Grazie per il tempo che hai dedicato in questi 30 minuti ad ascoltare questo messaggio. È il mio desiderio, il mio augurio che tu possa fare una decisione vera e propria affinché tu possa avere una posizione elevata, perché Dio vuole i suoi figli in una posizione elevata e non sottomessa. Quindi ti lascio con le benedizioni di Dio e a risentirci o a rivederci in un prossimo video con nuove argomentazioni e quello che lo Spirito Santo mi metterà in cuore di presentarti, ok? Quindi grazie, Dio ti benedica, ciao. Grazie per aver guardato questo video. Se per te è stato di aiuto, ti invitiamo a condividerlo con altri tuoi amici. Puoi registrarti in questo canale per ricevere aggiornamenti ogni volta che verrà pubblicato il nuovo video. Arrivederci.